Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. La prossima domenica è la solennità di San Vigilio, patrono della nostra diocesi. Ma la gente sa chi era? Non è poi tanto grave il fatto che lo sappia o meno. Grave sarebbe semmai che non conosca o abbia dimenticato quel Vangelo che Vigilio ha portato in questa nostra terra. Grave perché quel Vangelo potrebbe dare sapore alla vita. Potrebbe educarci a una convivenza più fraterna e meno litigiosa, oltre che risvegliare in ogni persona la coscienza viva della sua dignità. È un dato di fatto, comunque. La partecipazione a certi appuntamenti delle feste patronali o sagre è molto più numerosa che non alla messa del patrono. Occorre prendere atto anche da queste circostanze che il cristianesimo sta tornando a essere una realtà di minoranza, sia a Trento, sia nelle valli, sia in tutti i paesi d'Europa. Il cristianesimo vivo, intendo, quello di chi crede veramente in Gesù Cristo e si sforza di vivere secondo il suo Vangelo. Minoranza, insomma. Qualcuno potrebbe restare amareggiato di fronte a queste constatazioni, ma il vivere da cristiani amareggiati e lamentosi è sintomo di poca fede. È come aver dimenticato che è Dio il protagonista che guida la storia. E se Dio oggi ritiene opportuno lasciarci diventare minoranza, probabilmente ha i suoi buoni motivi. Chissà, forse lo permette per darci l'opportunità di ridiventare cristiani veri, autentici. O intendiamoci, evitiamo di consolarci col solito pochi ma buoni. I pochi non sono buoni per natura, lo sono se lo diventano. Ciò significa che se siamo sale, come ci ricorda il Vangelo, questo sale deve ritrovare il suo sapore proprio in questa società di oggi. E il modo per ritrovare sapore ce lo indicano le letture in questa festa di San Vigilio. Ricordatevi che un tempo eravate senza Dio, senza Cristo e senza speranza. Parole di San Paolo. Se dovremmo chiedercelo spesso, come sarebbe la mia vita senza fede, senza Cristo? Io sono il buon pastore, ci dice nel Vangelo. Io conosco le mie pecore ed esse conoscono me, e do la mia vita per le mie pecore. Forse l'immagine è un po' esotica al giorno d'oggi, ma è preferibile essere pecore di Cristo piuttosto che lupi o robot telecomandati da chissà chi. C'è un tocco di umanità in quella relazione tra il pastore e le sue pecore. Sì, perché l'essere cristiani autentici significa essere umani alla fin fine, capaci di delicatezza, tenerezza, sensibilità verso tutti. Sì, c'è bisogno di un nuovo annuncio del Vangelo. Ma se a noi sta a cuore ridiventare cristiani autentici, allora, coraggio, questo nuovo annuncio è già cominciato. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.